Il tema del lavoro è stato cuore della mattina del secondo giorno di occupazione del liceo Petrocchi. Gli studenti pistoiesi, dopo aver ricevuto la solidarietà di CGIL, ARCI ed associazioni, hanno incontrato una rappresentanza dei dipendenti della GKN, l'azienda di Campi Bisenzio, divenuta simbolo della lotta alla delocalizzazione delle produzioni. Con loro a portare la solidarietà nuovamente la CGIL e l'ANPI, che hanno consegnato agli studenti dei viveri da consumare durante l'occupazione. Cosa vi unisce? In realtà sono tante le cose che ci tengono insieme. Ci tiene insieme l'approccio che hanno gli studenti sul clima, ci tiene insieme l'approccio degli studenti sul tema del lavoro, sulle morti del lavoro, sull'alternanza scuola-lavoro, ci tiene insieme il discorso della scuola che comunque sta cascando a pezzi, gli istituti a cui non viene più fatta una manutenzione corretta, ci tiene insieme la precarietà degli stessi insegnanti, la precarietà del mondo della scuola come la precarietà del mondo del lavoro. E che vuol dire la loro presenza qui oggi? Per noi è molto importante, ci riteniamo molto orgogliosi di poterli ospitare qua e speriamo che diciamo, questo senso di partecipazione, questo il sentirsi parte di un insieme, finalmente arrivi agli studenti che non sono soli, ma che siamo tanti studenti in Italia che trovano le stesse difficoltà e che vogliono combattere per queste difficoltà. E la GKN è un grande esempio, ovviamente su scala diversa, di questa lotta.